Salute, sport, solidarietà. Torna puntuale anche quest'anno la Prevention Race con il Campus della Salute. 5 gli appuntamenti in programma. Si parte a Benevento il 12 e 13 settembre. Poi il campus si sposterà ad Avellino il 19 e 20 settembre, a Caserta il 26 e il 27 settembre, a Salerno il 3 e 4 ottobre, per terminare poi con il grande appuntamento di Napoli dal 9 al 12 ottobre. A parlarci dell'iniziativa è stato l'avvocato Tommaso Mandato. Ma è un giorno buono, anzi noi ci auguriamo che sia un mese buono, nel senso che praticamente questo mese della prevenzione che abbiamo programmato toccando le 5 piazze della regione Campania, mi auguro e sono sicuro, anzi ne sono certo, che sarà davvero un mese buono, perché parleremo di prevenzione. La prevenzione è importantissima e fondamentale nel nostro stile di vita, per cui siamo molto fiduciosi. Sport, salute e solidarietà, quest'anno il Campus della Salute si prefigge di superare le visite della scorsa edizione. Oltre 10.000 le persone visitate e tantissime le persone che non sapevano di avere delle patologie più o meno gravi. Ai nostri microfoni la dottoressa Anna Maria Colao. Oggi è un giorno buono, abbiamo lanciato il progetto della Prevention Race Campus Salute in tutte le province della Campania. Primo anno in cui lanciamo la prevenzione che copre tutto il territorio regionale della Campania. È una grande iniziativa, un grande sforzo organizzativo grazie a tanti sponsor che ci hanno dato una mano. Contiamo di visitare almeno lo stesso numero di cittadini dell'anno scorso, che sono stati 7.000, il tutto in un mese, quindi ci sarà un grande impegno. Attendiamo tutti per visite, per sport, per allegria, all'insegna del vogliamo bene a noi stessi prima ancora di occuparci degli altri. Quindi la salute è uno dei, diciamo, considerato il bene più prezioso, quindi stiamo cercando di potenziare la cultura dei nostri cittadini. Vicino al Campus della Salute e alla Prevention Race anche la Regione Campania. Questa mattina nel corso della conferenza stampa abbiamo ascoltato l'assessore Caterina Miraglia. Può fare sport se si ha uno stato di salute sano e la certificazione dello stato di salute avviene nel campus, perché l'imprescindibilità delle due azioni rispetto alla salute pubblica è testimoniata e già accertata, però andava verificata e messa in campo. Il Campus della Salute promuove anche questo, sport e salute.